Beh, intanto il pullman nuovo è quello che mi porta alla salvezza, perché per forza è il nuovo che lo guida. No, noi siamo passeggeri. Ecco, passeggeri, va bene. E a proposito di salvezza, c'è subito la Fiorentina. Scherzi a parte, insomma, lì per chiudere un girone d'andata che, insomma, anche a livello di punti è più che positiva, insomma, garantirebbe, non dico la salvezza, visto che ne stiamo parlando, però più o meno ci siamo. Siamo abbastanza contenti di quello che siamo riusciti a fare fino adesso. Manca, come dicevi giustamente, una partita alla fine. Ci teniamo e vogliamo cercare di finire il girone nel miglior modo possibile. Sicuramente non sarà facile perché la Fiorentina ha tanta qualità e quindi è una squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà. Però giochiamo in casa e cercheremo, come ho detto, di fare punti per finire il girone nel miglior modo possibile e per vedere di arrivare alla salvezza come l'anno passato, come gli altri anni ha fatto sempre il Chievo. Stavo guardando i numeri, avete qualcosa come quasi 400 presenze in due con la maglia della Fiorentina. Insomma, meglio di voi chi conosce l'ambiente viola, che periodo sta passando la squadra di Montella, anche forse problemi di spogliatoio, insomma, magari ne approfittate. Parlo io, sì. Brian. Sì, abbiamo molta esperienza in maglia viola e sono stati anni, il ciclo nostro è stato un anno veramente ricco di soddisfazioni e è un ambiente molto caldo, una tifoseria molto vicina alla squadra, molto calda, che si sente molto e al tempo stesso anche esigente. Probabilmente in questo momento qua la squadra per una serie di motivi. Il primo fra tutti il fatto che comunque sono senza giocatore secondo me più rappresentativo e più forte che hanno e non sta avendo quei risultati che forse la gente si augurava, però secondo me la squadra sta esprimendo un ottimo calcio, anzi secondo me è una delle squadre che gioca meglio in Italia ed è una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Il fatto che siete seduti qua insieme vuol dire giocate insieme, domenica, anche perché insomma ultimamente vi riesce raramente. Qualche minuto l'avete fatto con la difesa Audi. Ah, 5, tra l'altro anche beh, sì, è nell'ultima, vero, no? è vero. Sì, Si può nell'ultimo. riproporre come difesa È vero, è 5, eh? vero, è vero. No, ma le scelte spettano al mister. E l'importante è che comunque la squadra, a prescindere dagli interpreti, questo è anche comunque un merito di tutto il gruppo, a prescindere da chi scende in campo, ha sempre avuto l'identità che sta cercando di darci l'allenatore, una squadra tosta, una squadra comunque che per metterla sotto si fa fatica. E soltanto 4 gol subiti nelle ultime partite, sta diventando un fortino praticamente. Diceva giustamente anche lui prima, insomma, al di là degli interpreti è il modo di difendersi insieme. Cosa vi chiede Maran? Soprattutto cos'è scattato per difendervi così bene? È normale che abbiamo lavorato tanto su questo e non è sicuramente merito della difesa esclusivamente, nel senso è tutta la squadra, soprattutto anzi gli attaccanti, che comunque il modo di difendersi è quello, come dicevi giustamente, di difendersi tutti insieme. Tutta la squadra in non possesso di palla fa un gran lavoro e permette di aiutarsi l'uno con gli altri. E questo penso che sia un pochino quello che ha scattato quel sacrificio e quella voglia di voler aiutare il compagno sempre. Avete fatto 14 punti, se non sbaglio, nelle ultime 8-9 partite. Insomma, sembrano abbastanza evidenti, no? Le squadre che lotteranno per la salvezza, con l'Empoli e il Torino che ci sono tornate, siete riusciti a tenere dietro l'Atalanta e il Cagliari, sono queste, no? La lotta è ancora lontana da essere chiusa. Sì, è lontano perché manca un girone, quindi abbiamo visto, a parte sulla nostra pelle, come è difficile e come bastano poche partite per ritrovarsi o per tirarsi anche fuori. Di conseguenza, noi, come tutte le squadre che siamo in quella parte lì di classifica, sappiamo che dovremo lottare fino alla fine. Speriamo di essere bravi e capaci e di tirarsi fuori qualche domenica prima dell'ultima partita, però sicuramente adesso è veramente presto per dirlo. Beh, che effetto fa pensare che 2 mesi fa avevate 4 punti in classifica e
e che adesso invece vincendo domenica superereste quota 20, che comunque sarebbe la quota salvezza a metà campionato. È un bel conforto. Sì. Ci pensate a questo anche? Sì, ci pensiamo. La cosa che secondo me ha avuto importanza da quando è arrivato il mister è che c'è stata una continuità di prestazioni e questo ci ha dato fiducia. Cioè, il fatto di aver trovato questa continuità ci ha poi permesso di trovare anche una continuità di risultati. E, come dicevo prima, è proprio una squadra che adesso mostra un'identità forte. Cioè, il fatto che comunque una squadra unita, una squadra compatta, a prescindere da chi scende in campo. Questa, secondo me, è una qualità importantissima per una squadra che deve lottare per salvarsi. La strada è lunga perché, come diceva Dario, bastano due partite giuste, due partite sbagliate e sei di nuovo lì. E dobbiamo battere su questa strada, quella che abbiamo intrapreso, e credo che sia quella giusta. Beh, se sono due sbagliate, siete ancora lì, se sono due giuste, finite in Europa League. Non se ne parla ora. No, quello, ripeto, cioè battere su questa strada, perché poi è una strada che ci sta dando anche fiducia. C'è una squadra che ci sta anche dando entusiasmo e fiducia, questa è la cosa importante, cosa magari all'inizio non riuscivamo a trovare. Cioè il fatto di entrare in campo magari anche con un po' di timore. Invece adesso stiamo trovando questa, acquisendo fiducia in noi stessi, fiducia in quello che ci viene proposto, nel lavoro che facciamo, negli allenamenti che ci propongono tutte le settimane, e questo ci permette, secondo me, in questo momento qua ci ha fatto rendere forse anche qualcosa di più di quello che abbiamo nelle corde. Beh, poi alla fine è sempre più del modulo, più della tecnica, di tante altre cose, la testa che secondo me fa la differenza a certi livelli.